Grazie mille, grazie all'Avvocato Scoppa e alla Fondazione per la possibilità anche stavolta, come già più volte in passato, di essere qui a Catanzaro a parlare di libertà e di temi legati alla tradizione del liberalismo classico. L'argomento che mi è stato assegnato, come è stato detto, è miti e realtà dello statalismo ed è un tema che è stato scelto con un chiaro riferimento, come è stato detto, già a Bruno Leoni, che morì 50 anni fa, nel 67, in condizioni anche tragiche, perché fu, per ragioni legate alla sua professione, morì in seguito a un omicidio. E il riferimento a Leoni è già nel titolo di questa mia relazione, perché proprio poco prima della sua morte, poco prima di essere ucciso, Leoni aveva scritto un testo molto conosciuto dai cultori di questo studioso, di questo filosofo del diritto, di questo politologo, che si intitola Miti e realtà del monopolio. È un testo di grande originalità, molto vivo, molto controcorrente, in cui Leoni riprende e rielabora a modo suo le tesi dell'allievo di un autore che Leoni amò tantissimo, considerò sempre un suo maestro, cioè Ludwig von Mises. Questo allievo di Ludwig von Mises era Murray Rothbard, che proprio poco prima, all'inizio anni 60, aveva scritto un volumone, Man, Economy and State, cui il decimo capitolo, decima parte del libro è dedicato al tema del monopolio, ed è un testo di estrema originalità, sia quello di Rothbard che quello di Leoni, che riprende quelle tesi e le riprende alla sua maniera, perché qui, e tornerò comunque nel corso della lezione su questo tema, Rothbard e Leoni distinguono nettamente tra due visioni del monopolio, due idee di monopolio. Distinguono nettamente tra il monopolio legale, cioè il monopolio tutelato dalla legge, tanto per intenderci, che ne so, storicamente la televisione in Italia, prima della nascita delle televisioni private, oppure il servizio postale in tanti paesi, tra cui il nostro, in cui tutta una serie di leggi tutelano un produttore e impediscono quindi la concorrenza, e invece quello che questi autori chiamano il monopolio economico di fatto, e cioè quel monopolio che può emergere dal mercato grazie all'iniziativa imprenditoriale di qualcuno e naturalmente alle scelte dei consumatori. Ecco, una divisione molto rigorosa, molto forte, su cui tornerò un po' nel corso di questa mia breve lezione. Ma vorrei partire da questo termine che non c'era nel titolo del saggio di Leoni, perché il saggio di Leoni si intitola Miti e realtà del monopolio, laddove invece io oggi vi parlerò di miti e realtà dello statalismo. Come prima l'Avvocato Scoppa ha ricordato, statalismo può voler dire cose diverse. Noi usiamo spesso questo termine per indicare, ad esempio, un eccesso di intervento pubblico, di regolazione, di pianificazione e così via, una tendenza statalista, una tendenza in cui nella società larga parte della vita sociale, dall'educazione, alla sanità e così via, viene assorbita dai poteri pubblici, ma si può anche utilizzare questo termine, ed è quello che farò io oggi, per designare qualcosa d'altro. In fondo gli ismi stanno a indicare delle ideologie, no? Delle visioni generali, per cui c'è un liberalismo, c'è il socialismo, c'è il comunismo. Lo statalismo può anche indicare, se noi adottiamo un po' convenzionalmente questa scelta, può indicare una sorta di ideologia dello Stato. C'è, come dire, si è sviluppata nel corso dei secoli una riflessione molto ampia e anche direi vincente in merito allo Stato. Si sono sviluppate tutta una serie di elaborazioni teoriche, senza voler utilizzare mai questo termine ideologia, che viene anche da Marx, che sta a indicare qualcosa di protettivo, semplicemente giustificatorio, cioè, ci sono delle dottrine, delle teorie, delle filosofie volte a proteggere, giustificare, considerare necessario, positivo lo Stato. Lo statalismo può indicare questo, un insieme di visioni, di idee. E allora, quando noi riflettiamo su questo, dobbiamo, a mio parere,
mettere in chiaro alcuni elementi, perché tutti noi siamo cresciuti all'interno di scuole dove queste cose bene bene non ce le hanno mai spiegate, non ce le hanno mai chiarite. Io ricordo da ragazzo di aver studiato la storia antica e di aver trovato formule tipo la città-stato oppure lo stato dei romani, riferendosi appunto a, che ne so, Giulio Cesare o Augusto. Ebbene, quando noi parliamo di stato, attenzione, è chiaro che stiamo riferendoci a un'entità ben definita. Lo Stato, secondo i maggiori studiosi di questa forma istituzionale, è una realtà solo moderna ed è solo europea, nella sua origine quantomeno. Poi certamente si tratta di una realtà istituzionale che ha avuto un enorme successo, per cui è stata esportata un po' ovunque. Ma lo Stato è qualcosa, fin dal termine, è qualcosa di moderno. Alcuni sostengono, ad esempio, che la parola compaia per la prima volta in italiano e compaia con Machiavelli. Insomma, c'è un grande dibattito sull'origine dello Stato, ma certamente non c'era stato nel complesso universo medievale caratterizzato da impero, chiesa, feudi, patti, leghe, eccetera, eccetera. Non c'era quel tipo di realtà che si affermerà invece successivamente. Chiaramente nel momento in cui lo Stato si afferma sempre in una, come si può dire, dimensione dinamica, come un'entità che man mano si adatta ai tempi e che man mano si modifica nel corso dei tempi, e a questo punto si tratta anche di tempi abbastanza ampi, perché possiamo pensare che grosso modo abbia 5-6 secoli di storia. E quindi è un'organizzazione che nasce in una certa maniera e nel corso del tempo muta le proprie caratteristiche e chiaramente muta anche la propria ideologia. Lo statalismo delle origini, cioè la filosofia politica che ha, giuridica, eccetera, che ha giustificato l'origine dello Stato, non è la filosofia politica che in epoche successive giustificherà tutta una serie di evoluzioni di questa realtà. Ed è anche, ed è questa la tesi che voglio sostenere, quindi possibile, osservando un po' l'evoluzione della storia europea e poi non solo europea da un certo punto di vista in poi, riconoscere alcuni miti. Ho usato questo termine in termini molto semplici, mito non nel senso in cui Platone considera il mito, ma nell'accezione anche del linguaggio corrente, come di cosa non vera, tutta una serie di miti che in parte si sostituiscono, cioè prendono il posto dei miti precedenti, o anche in qualche caso li sovrappongono. Lo Stato che nasce con l'obiettivo, con l'intenzione di assicurare tutta una serie di cose, poi comincia a occuparsi di altre cose, si giustifica in altro modo e man mano muta la propria natura. Ma da cosa nasce lo statualismo? In altri termini, agli albori della modernità statuale, quando l'Europa essenzialmente occidentale, perché non è certo l'Europa orientale che genera lo Stato, nemmeno quella centrale, quella non è in Italia, in Germania, in Svizzera, non è nella parte centrale dell'Europa che lo Stato nasce, semmai nella parte appunto più occidentale, quindi Francia, Spagna e in parte Inghilterra. Quando lo Stato nasce, qual è la promessa che fa alla popolazione, su quali, come dire, pilastri si costruisce e si giustifica, cerca di legittimarsi di fronte al popolo? Essenzialmente all'origine c'è un progetto di ordine, c'è un progetto di pace. C'è l'idea che in assenza dello Stato noi avremmo, in assenza di questo quindi potere territoriale, sovrano, perpetuo e così via, senza questa nozione di sovranità, che appunto è una nozione moderna, che viene delineata da Jean Bodin, che quindi che fa parte appunto di queste novità che caratterizzano l'Europa moderna, ebbene, senza lo Stato noi avremmo una situazione di conflitti endemici, avremmo una instabilità costante, avremmo un'incertezza radicale. Non saremmo al sicuro. Avremmo timore in merito alla nostra incolumità, al controllo dei nostri beni e così via. Non è un caso che quando si parla di questa fase della storia ideologica, culturale, filosofico-politica dell'Europa si fa riferimento primariamente a Thomas Hobbes,
cioè è Hobbes il principale teorico dell'assolutismo, il quale, partendo da un'antropologia appunto di tipo meccanicistico, basato sulle passioni umane, che guarda l'uomo come un soggetto pauroso e quindi aggressivo, aggressivo perché pauroso, afferma che in definitiva lo Stato è la condizione, come dicevo prima, dell'ordine sociale. È necessario, secondo Hobbes, che gli uomini rinuncino alla loro libertà, che, come dire, ci sia questo patto di soggezione, pactum subiezioni, nei riguardi del Leviatano, l'immagine che usa appunto Hobbes, e che a questo punto si ponga fine alla guerra attraverso l'instaurazione di un potere assoluto. Un potere assoluto che, ad esempio, questa è una cosa molto importante in Hobbes, deve decidere anche in materia teologica, cioè in materia di verità, perché la teologia allora è la questione della verità. Qui potremmo dire in termini moderni anche temi di scienza e così via. Per quale motivo? Perché le diversità, la compresenza all'interno di una società di diverse opinioni, questa è la tesi di Hobbes, avrebbe portato ai conflitti, alle guerre. Era chiaramente anche l'epoca delle guerre di religione. Ebbene, perché questo è un mito? A mio parere, e a parere anche di molti altri, perché questa promessa è una falsa promessa? Perché in realtà, in qualche modo, tutta una serie di elementi alla base delle riflessioni di Hobbes sono discutibili, diciamo così. Innanzitutto è discutibile la rappresentazione che dell'uomo ci dà Hobbes. Non è vero che gli uomini sono necessariamente totalmente dominati da paura barra aggressività. Gli uomini hanno varie caratteristiche, come sono diversi fra di loro, e ogni uomo in realtà al suo interno ha elementi diversi. Per rifarsi a immagini molto classiche, la troviamo ad esempio in Spencer o in altri, gli uomini sono guerrieri mercanti a seconda delle circostanze. Cioè sono in grado di usare la violenza, ma anche di sottoscrivere contratti e rispettarli, di fare scambi, di dar vita a associazioni e così via. Gli uomini sono talvolta criminali, talvolta santi, e la stessa persona può essere qualche volta l'uno e l'altra cosa, l'una e l'altra cosa. Ma anche se fosse vero, anche se prendessimo per buona, diciamo, e a maggior ragione forse, se prendessimo per buona la tesi di partenza di Hobbes, usciremmo dalla lotta di tutti contro tutti e quindi dalla massima incertezza, confidando a una persona dominata da paura, aggressività, tutti i poteri? Probabilmente no, anzi creeremmo la massima insicurezza nel momento in cui qualcuno, il re appunto, cui fa riferimento Hobbes, avesse in mano tutti i poteri, tutte le libertà. La soluzione quindi che prospetta Hobbes per uscire dal caos è una situazione in realtà che in un certo senso ci mette veramente nel caos, nella paura, nel disordine. E tutto questo credo che lo si ritrovi anche osservando lo sviluppo della società europea. Dopo 5 secoli di statualità, il verdetto che possiamo emettere è che l'esito è stato abbastanza disastroso. Se il Novecento è stato, come molti storici sottolineano, il secolo dello Stato, è stato anche il secolo delle grandi guerre mondiali, il secolo degli stermini, il secolo di quello che un politologo americano, Rummel, ha chiamato i democidi, e cioè quei massacri delle popolazioni anche in tempo di pace. Questo studioso, tra l'altro, ha operato anche un tragico conteggio delle persone uccise appunto in tempo di pace dagli stati ed è arrivato a contare più di 100 milioni di persone uccise, quindi non nelle guerre, ma appunto attraverso carestie, attraverso lager, campi di concentramento, deportazioni, eccetera. Ebbene, è un mito quindi che lo Stato sia in grado di garantire questa sicurezza, questa incolumità, questa pace. D'altro canto è anche ovvio, noi sappiamo che certamente ci possono essere organizzazioni mafiose aggressive, ogni tanto c'è una strage di San Valentino, ma pensate quali sono i veri attori delle distruzioni, dei conflitti, dei bombardamenti con i droni e così via. Sono essenzialmente gli stati. Sono gli stati che sono all'origine, in linea di massima, dei disordini, e disordini qui vuol dire qualcosa di grave, vuol dire anche omicidi di massa, distruzioni, eccetera. Ma anche venendo a questioni più prosaiche, senza parlare necessariamente di vita e di morte, se noi osserviamo
la nostra vita sociale, quindi un paese, diciamo, che per fortuna da molti decenni non è in guerra direttamente, qualche volta manda delle missioni di pace fuori da sé, ma normalmente, diciamo, non è in guerra all'interno dei propri confini, ebbene è proprio a partire dalla presenza dello Stato, dal ruolo che lo Stato gioca, che noi in molte circostanze ci troviamo all'interno di un conflitto terribile, di interessi. In qualche modo siamo tutti più o meno portati ad essere l'un contro l'altro armati, perché le società statuali, soprattutto nel momento in cui si è sviluppata la democrazia, sono società in cui ognuno ha interesse a premere in un certo senso nei riguardi del legislatore per ottenere un certo tipo di aiuto, protezione, ovviamente a scapito di altri. Pensate che cos'è i dibattiti di questi giorni, cos'è stato nell'Ottocento: il protezionismo, sono appunto l'azione lobbistica di qualche produttore che attraverso appunto il potere politico esclude competitori, ovviamente a danno dei propri consumatori. Questi consumatori possono essere anche imprese che vorrebbero appunto rifornirsi da imprese straniere. Proprio perché questa è una lezione anche in onore di Bruno Leoni, Bruno Leoni sosteneva che nella società contemporanea l'avvento della legislazione, e cioè di un diritto che è una mera costruzione del potere politico, lui parlava dei parlamenti come le fabbriche delle leggi, e voleva essere in qualche modo demistificatorio nei riguardi dei parlamenti, bene, la legislazione, dice Leoni, ci ha portato in una società caratterizzata, lui diceva, cito, dalla guerra legale di tutti contro tutti. Ognuno di noi cerca di avere, come è successo un po' di anni fa, la pensione dopo 15 anni se invece un giorno, e questo voleva dire però andare a aggredire voi, ad esempio, che dovete pagare, cioè, oppure avere l'aumento del suo settore, la protezione sul gruppo industriale e così via. Pensate cos'è stato per tutta l'Europa, cos'è stata la pressione, cosa ha rappresentato la pressione degli agricoltori francesi che hanno imposto in qualche modo nel tempo una realtà come la PAC, cioè la politica agricola comune, che sottrae, utilizza il 50% delle risorse di cui dispone l'Unione Europea, del bilancio dell'Unione Europea. Lo Stato doveva garantire l'ordine e la pace, in realtà a tutti i livelli, sia nei termini più cruenti dei conflitti, sia nei livelli anche dei nostri rapporti sociali, ha creato tensioni, al punto che anche oggi giustamente si parla ogni tanto di guerra di generazioni. Perché è chiaro che generazioni precedenti, che sono indebitate col debito pubblico, che sono indebitate col debito pensionistico, hanno portato un grave danno alle nuove generazioni che hanno sulle spalle appunto questo debito pubblico, che dovranno in qualche modo lavorare per pagare pensioni ai padri e ai nonni. Questo è il primo punto. Nel tempo però lo Stato non si è legittimato solo in questa maniera, questa è solo l'origine. Questo tema molto forte in Hobbes, Stato uguale ordine, ma successivamente lo Stato cambia un po' di natura, no? Conosce delle metamorfosi. E allora soprattutto direi a partire dalla Rivoluzione francese e poi certamente nel corso dell'Ottocento, lo Stato tende a rappresentarsi, ecco un altro mito, come il garante dei rapporti comunitari. La tesi è un po' questa: le società moderne sono società fredde, fatte da individui, da mercanti che hanno i loro interessi egoistici, che non hanno veri rapporti fra di loro. Per fortuna che oltre questo individualismo abbiamo appunto lo Stato, che è un fattore appunto di integrazione sociale. Lo si trova ad esempio in un autore francese come Durkheim, ma si trova in realtà in tanti appunto autori dell'Ottocento. Tutta la sociologia ottocentesca in larga misura nasce a partire da questa idea. Ci sono delle fasi di cambiamento, la modernità comporta l'anomia, comporta l'isolamento, l'individualismo. Lo Stato è il garante dello stare assieme, è colui che fa sì che noi siamo legati agli altri e non solo smarrito. È una cosa tra l'altro che è anche precedente per certi aspetti all'Ottocento, perché alcune intuizioni in questo senso c'erano già in un autore scozzese come Adam Ferguson. Quindi lo Stato è un dispositivo, per usare un termine che piace a alcuni filosofi del secondo Novecento, che aiuta a creare legami sociali, aiuta a stare assieme. E qual è la forma tipica di questa comunità?
che si viene affermando appunto tra fine Settecento e XIX secolo, certamente è la nazione, la comunità per eccellenza, in questa visione appunto del ruolo dello Stato, è la nazione. Lo Stato nasce quale monarchia, è lo Stato di un sovrano, di un re, ma progressivamente cosa abbiamo? Abbiamo un trasferimento, diciamo così, della corona da un singolo a un'intera comunità. Quindi lo Stato nasce sulla base delle tesi, dicevo prima, dei teorici dell'assolutismo, ma uno sviluppo cruciale appunto l'abbiamo con un autore, ad esempio, come Jean-Jacques Rousseau, no? Che nel momento in cui propone una soluzione democratica per la vita sociale, già prefigura questo sovrano collettivo che parla con una voce sola, che è appunto la voce della volontà generale, e che non a caso introduce un concetto fondamentale per il suo pensiero e direi fondamentale anche per lo sviluppo della storia europea, qual è quello di religione civile. Cioè lo Stato non è più a questo punto solo il garante dell'ordine, è la condizione della comunità democratica nazionale, di questa fusione degli individui che singolarmente sono pessimi, ma fusi assieme invece sono qualcosa di molto buono e molto positivo, e tutto questo è retto da una dimensione religiosa, perché in questo Rousseau è molto chiaro. Bene, siamo però sicuri che tutto questo processo abbia preservato i rapporti comunitari? Sono molto scettico al riguardo. Credo che in realtà il nazionalismo, perché di questo stiamo parlando, che si afferma tra la fine del Settecento e poi l'Ottocento, con gli esiti appunto terribili, pensate alla Prima Guerra Mondiale, no? Sia in realtà una parodia dello spirito della comunità. Perché? Perché l'affermarsi dello Stato nazionale, cioè di uno Stato che si considera anche il depositario dei valori della nazione, ha comportato progressivamente la distruzione dei veri legami comunitari, a partire dai legami familiari, per non parlare dei legami religiosi, per non parlare dei legami etnico-culturali e così. Lo Stato nazionale implica processi di centralizzazione, implica una guerra alle tradizioni culturali, quella che nella storia tedesca era chiamata Kulturkampf, no? la guerra culturale contro la Chiesa Cattolica in quel caso, perché non si poteva immaginare che i tedeschi cattolici avessero una doppia lealtà al Papa da un lato e all'imperatore, al governo di Berlino dall'altro. E quindi se osserviamo questo processo di affermazione dello Stato nazionale, dobbiamo constatare che le vere vittime del trionfo del potere statale sono state proprio le comunità naturali, spontanee, le comunità scelte dalla società, immerse nella società, cioè le famiglie, le chiese, le comunità locali. E quindi dobbiamo prendere atto che il nazionalismo otto-novecentesco, oltre che chiaramente causare tutte le guerre che ben conosciamo, è stato un fattore disgregatore del vero spirito comunitario. E d'altro canto, questo vi citavo prima, Rousseau era ben chiaro. Rousseau amava ricordare quell'episodio della storia spartana in cui una madre attendeva il responso della guerra e aveva 12 figli in battaglia, e un messaggero arriva, e quando il messaggero arriva la madre chiede com'è andata la battaglia. Il messaggero è un po' titubante perché tutti i figli sono morti e quindi è un po' in difficoltà nel rispondere. A un certo punto dice: i tuoi figli sono morti, ma la madre reagisce: no, non mi interessa, abbiamo vinto, abbiamo perso. E per Rousseau questa madre, che non è interessata al destino dei figli, ma al destino dell'esercito di Sparta, è il modello di virtù, perché è dominata dalla religione civile, il primato della collettività sulla persona. Quindi la distruzione anche dei rapporti comunitari, dei rapporti familiari. Un esempio lo troviamo, dicevo prima, la centralizzazione, no? Un esempio molto significativo lo troviamo anche nel destino che hanno conosciuto le proprietà comuni, le comunità di villaggio, che erano in realtà autenticamente comunitarie e vissute, no?
lo Stato nazionale nel suo affermarsi progressivamente assorbirà, statizzerà, cancellerà le proprietà comuni, i comuni rurali, quelli che in certe aree vengono chiamati vicini o vengono chiamati patriziati nel Ticino e così via, quelli che una studiosa che ha ottenuto anche il premio Nobel per l'economia, ma che era una politologa, Eleanor Ostrom, ha chiamato i commons. Cioè in larga parte d'Europa c'erano dei territori, dei pascoli, dei boschi che erano di proprietà indivisa di quanti abitavano in quell'area, perché ognuno aveva magari il suo pezzo di terra e poi però utilizzava per questo quell'uso dell'acqua o appunto andava a fare la legna nel bosco, utilizzava i pascoli in certi mesi dell'anno. Ebbene, lo Stato cosa ha fatto? Si è appropriato di tutto questo e chiaramente ha dissolto al tempo stesso quei legami che erano appunto legati alla proprietà indivisa. Non è un caso che se queste istituzioni resistono dove lo Stato si è affermato meno. In Svizzera in particolare c'è un perdurare molto interessante di questo. Nel Canton Ticino, che è il cantone italofono, l'80% del territorio è ancora oggi di proprietà di questi patriziati, di questi gruppi di persone che appunto nelle varie comunità, nei vari paesini, controllano assieme, gestiscono assieme una parte della montagna, la foresta, eccetera. Quindi lo Stato si è costruito attorno al mito dell'ordine e ha creato disordine, si è costruito attorno al mito della comunità e ha distrutto le vere comunità, e terzo punto che vorrei toccare, si è affermato, e questo soprattutto nel corso del Novecento, come garante, condizione della giustizia. Se noi osserviamo larga parte della riflessione filosofico-politica del XX secolo, noi vediamo come lo Stato sia considerato indispensabile, necessario per avere una società giusta. L'autore forse più influente della seconda metà del Novecento, che è un autore americano, John Rawls, scrive un volume intitolato Una teoria della giustizia, e nella teoria della giustizia c'è proprio questa idea, anche se di Stato si parla pochissimo, che però dei poteri pubblici, insomma l'organizzazione sociale, debba gestire le risorse, i beni, il capitale sociale, le posizioni, in modo da superare un certo tipo di eccessiva ineguaglianza. La sua tesi poi della seconda metà del secondo principio è che le ingiustizie, cioè le superiorità, sono legittime solo se vanno a beneficio dei più svantaggiati. Ma al di là delle riflessioni teoriche non c'è dubbio che il Novecento è stato caratterizzato, anche se ovviamente gli inizi sono di fine Ottocento con Bismarck e così via, è caratterizzato dall'imporsi, l'affermarsi del welfare state. E oggi chi prova a discutere di Stato, prova a contestare lo Stato, subito trova questa obiezione: ma come potremo avere una società giusta senza lo Stato? E in particolare, senza lo Stato cosa succederà ai poveri, cosa succederà ai più deboli? Lo Stato, ecco, terzo mito, come condizione per una società giusta o quantomeno orientata verso la giustizia. In altri termini, quella che si è venuta a affermare, che vedete non ha nulla a che fare con la giustificazione hobbesiana, Hobbes non interessava questo, così come non interessava nemmeno particolarmente tutto questo ai teorici dello Stato nazionale. Ma nel Novecento invece lo Stato si giustifica a partire da un mix di tesi in merito alla solidarietà, alla riduzione delle disuguaglianze, alla filantropia e così via. E allora anche nei dibattiti sulle policies, cioè sulle soluzioni da adottare, sulle leggi da fare, sulle strategie e così via che i governi devono scegliere, di cosa si parla oggi? Ma superare l'ingiustizia attraverso un reddito di base il più alto possibile, o assistenza a chi ha bisogno, oppure garantire le cure mediche, istruzione gratuita, pensioni, sono questi temi. Oggi lo Stato si giustifica appunto a partire da questo appello alla giustizia. In generale lo Stato si difende di fronte a ogni possibile potenziale obiezione rappresentandosi come un fattore di riduzione delle disuguaglianze. Credo che su questo forse valga la pena di soffermarsi. Perché?
perché preliminarmente dobbiamo chiederci se sia giusta questa giustizia, nell'ipotesi in cui la si realizzi. Cioè, in altri termini, se sia giusto un meccanismo basato sulla violenza che per definizione e in maniera sistematica porti aggressione all'autonomia della persona, alla proprietà, che, come dire, implichi, per usare una formula resa nota da un filosofo americano come Robert Nozick, una qualche forma di schiavitù, perché quando qualcuno evidentemente è obbligato a lavorare per qualcun altro è una forma di schiavitù. La schiavitù completa è: io sono sempre obbligato a lavorare per mio padrone, ma quando qualcuno mi obbliga a lavorare un giorno, un mese, sei mesi per qualcun altro, io sono un giorno, un mese, sei mesi schiavo di quell'altra persona. In altri termini, c'è da chiedersi se sia giusto un processo di tipo redistributivo che porta a politicizzare tutti i nostri rapporti sulla base di argomenti morali. E all'interno di questa riflessione dobbiamo anche porci qualche altra domanda più specifica. Dobbiamo chiederci, ad esempio, se la disuguaglianza in quanto tale sia un problema. Cioè, siamo davvero sicuri che la disuguaglianza sia ingiusta? La disuguaglianza tra uomo e donna, o tra giovane e anziano? Perché guardate che la vera scarsità non si scopre col tempo, io ormai se ne parlava oggi, sono vicino ai 60 anni, la vera scarsità a un certo punto si capisce quella del tempo, e la vera povertà è quindi quella di chi dispone di fronte a sé di meno tempo. Ebbene, una disuguaglianza di tipo genetico, il fatto che qualche uomo sia più gradevole di qualche altro è di per sé un problema di giustizia? Oppure la giustizia forse ha poco a che fare con tutto questo? E è la stessa cosa sostenere che la povertà è un problema e che la disuguaglianza è un problema? Perché vedete, è certamente vero che è un problema sociale la povertà, non so se sia davvero allo stesso livello un problema la disuguaglianza, a meno che non si voglia appunto dare all'invidia uno statuto morale particolarmente alto. E anche qualora perché lo è, la povertà sia un problema, siamo sicuri che la soluzione al problema sia non solo fattualmente, perché vedremo che anche fattualmente è complicato, ma sia dal punto di vista della filosofia del diritto, della legittimità, della giustizia, la soluzione possa essere politica? Io non credo. C'è un libro, diciamo abbastanza recente, che ha meno di 10 anni, scritto da un autore americano ma tradotto in italiano, Michael Humer, intitolato Il problema dell'autorità politica, pubblicato in Italia da Liberi Libri. Questo autore Humer, per tutto il libro, analizza lo Stato e il comportamento dello Stato, introducendo i parallelismi tra comportamento di privati e comportamento dello Stato. E quando affronta il tema appunto della lotta alla povertà da parte dello Stato, ci racconta una storiella di questo tipo. Cioè, chiede al lettore se noi saremmo disposti a accettare che uno di noi decida nottetempo di rapinare qualcuno di noi per aiutare dei poveri. Troveremmo questo comportamento molto bizzarro. Perché? Perché certamente è una buona cosa aiutare i poveri, ma appartiene alla sfera della moralità personale. Ma se non siamo disposti a accettare che ci sia una gang malavitosa che rapina il prossimo, anche se poi della refurtiva fa un uso, diciamo, caritatevole, per quale motivo dovremmo accettare che questo comportamento sia legittimo nel momento in cui è lo Stato che fa questo? Se noi non consideriamo moralmente difendibile la gang malavitosa solidale, diciamo così, per intenderci, che poi l'uso che fanno i ladri della loro furtiva non ci interessa, nessun giudice va a, come dire, eliminare, come dire, l'imputazione solo perché utilizza un certo tipo, ebbene non dovremmo modificare il nostro giudizio nei riguardi dello Stato. E se volete, nella tradizione della filosofia politica europea c'è una grande lezione che si deve a San Tommaso, quando San Tommaso distingueva
tra il peccato e il crimine, cioè l'egoismo di chi non è disposto a rinunciare ai propri soldi per il povero sarà sicuramente un peccato, ma Tommaso non sosteneva che fosse un crimine, cioè non avrebbe accettato una società in cui questo comportamento immorale avesse avuto una, come dire, a questo comportamento immorale fosse stata una connotazione di tipo giuridico. Ma anche nell'ipotesi in cui noi accettassimo l'idea che una gang malavitosa, no, scusate, lo Stato, avesse il diritto di operare in questo modo, siamo sicuri che l'azione poi, nei suoi esiti, possa essere coerente rispetto alle premesse? Cioè l'azione del welfare state, delle politiche redistributive, eccetera, mantiene le proprie promesse o invece ci porta a risultati che sono del tutto differenti da quelli che voleva realizzare? Se prendiamo Rawls ad esempio, noi vediamo che nel suo libro vengono ignorate totalmente due questioni fondamentali fra le altre. La prima è questa: una teoria che si vuole in qualche misura giustificare sulla base dell'uguaglianza finisce per porre le premesse per una radicale disuguaglianza tra i distributori e coloro che sono, come dire, oggetto della distribuzione. È chiaro che ogni sistema di quel tipo ha qualcuno che gestisce il mestolo e questo qualcuno che gestisce il mestolo chiaramente si trova in una posizione imminente rispetto agli altri. E in secondo luogo non tiene in considerazione un altro elemento cruciale, e cioè che l'esperienza storica, ma anche la teoria, se volete, ci dice che le prime vittime della redistribuzione di solito sono i più deboli. I processi, come dire, politici di redistribuzione danneggiano certamente chi perde risorse, ma anche, e in maniera spesso molto più duratura, molto più drammatica, chi è oggetto dell'aiuto. Quindi lo Stato non solo probabilmente non è autorizzato a creare benessere per i più poveri, ma non sa nemmeno creare benessere per i più poveri. Lo Stato il più delle volte distrugge anche l'opportunità che i più poveri avrebbero all'interno invece di una società libera. Non è moralmente autorizzato e non ha, come dire, le competenze per fare questo. Cosa vuol dire? Vuol dire che allora lo Stato non rappresenta la condizione della giustizia come vorrebbe, ma rappresenta la sua negazione. Io ripeto spesso questa formula, anche se può sembrare un'aberrazione, ma è una formula a cui sono molto legato: quando noi osserviamo da vicino lo Stato e abbiamo un'idea forte del diritto, dobbiamo constatare che lo Stato è un'istituzione profondamente antigiuridica. E Leoni aveva capito bene questo. Bruno Leoni aveva capito bene perché, quando noi leggiamo Leoni, anche il suo libro del 61, che poi era in realtà Lezioni precedenti di 2-3 anni prima, insomma, cioè La libertà e la legge, noi troviamo dei passaggi sul Medioevo che sono formidabili. Non perché in Leoni ci sia una mitizzazione del Medioevo, assolutamente no, ogni epoca ha i suoi problemi, ma perché Leoni si rende conto di come, aveva una conoscenza storica, di storia del diritto molto profonda, come nel Medioevo ci fosse un'enorme difficoltà a introdurre un meccanismo di tassazione. Cioè la spoliazione metodica, che per noi è qualcosa di assolutamente normale e accettato, non era, come dire, così facile, così disponibile per le figure politiche dell'età medievale. Tanto è vero che chi studia le storie delle istituzioni sa che tra l'epoca propriamente medievale e lo Stato assolutista c'è una figura intermedia, detto lo Stato dei ceti, in cui noi abbiamo una sorta di ordine duale: abbiamo il principe da un lato e l'assemblea dall'altro, i famosi stati generali che poi vengono riconvocati all'inizio della rivoluzione francese, perché lo Stato francese non ha più soldi. E perché c'era questo sistema duale? Perché il principe non era in grado di estrarre risorse e allora doveva convocare i rappresentanti dei ceti più significativi, dei borghesi, del clero, dell'aristocrazia, per discutere con loro se la tal guerra si poteva fare, quanto erano disposti a pagare e così via.
non c'era quella legittimazione a sottrarre le risorse altrui che invece si affermerà con lo Stato moderno. Potremmo dire in altri termini, non c'era quella divisione che abbiamo noi oggi tra diritto pubblico e diritto privato che invece oggi c'è. Non c'era questo muro che divide le due cose. In qualche modo i comportamenti dei soggetti, tra virgolette, pubblici, vanno a rispondere, grosso modo, alle stesse regole dei comportamenti dei soggetti privati. E l'altro tema importante è quello della rappresentanza. Leoni mette in evidenza come in età medievale, quando le città mandavano dei rappresentanti, che fosse il re, il principe, l'imperatore, così via, questi erano, dice, dei professionisti, erano degli incaricati, usa questa immagine, un po' come quando noi incarichiamo un commercialista o un avvocato. Li incarichiamo, ma questi devono dipendere da noi e quando non siamo soddisfatti li mandiamo via e nominiamo un altro professionista al loro posto. E cosa succede invece, dice Leoni, nel corso della storia moderna? Perché lo Stato, come dire, si rivela sempre più istituzione antigiuridica? C'è l'esproprio della rappresentanza. Tanto che oggi ognuno, come dire, rappresenta il popolo senza vincolo di mandato, cioè deve far, può fare quello che vuole, non risponde in alcun modo a chi lo ha delegato. Il rapporto mandante-mandatario, Leoni rilevava, è cambiato in maniera radicale nel passaggio dall'universo medievale, che era fondamentalmente ancora un universo giuridico, all'universo moderno. E in Leoni quindi è molto chiaro come lo Stato sia essenzialmente forza, sia essenzialmente violenza, nasce dalle guerre e si afferma attraverso le guerre, e in questa maniera sia, ahimè, uno strumento di decivilizzazione. In un libro molto bello, che lui non ha mai scritto perché in realtà erano le sue lezioni, Leoni ha scritto molto poco, la maggior parte delle cose che abbiamo sono gli appunti dei suoi studenti, poi raccolti come, appunto, come dispense. Questo libro però oggi per noi è un libro, si chiama Lezioni di dottrina dello Stato. Leoni, perché di questo parlava a lezione, ci si sofferma a lungo su quelli che chiama i rapporti disproduttivi. Ci sono dei rapporti in cui noi traiamo dei benefici, sono rapporti di scambio, di collaborazione, associazione, e ci sono dei rapporti invece in cui noi ci perdiamo, siamo costretti, siamo... E dice tipicamente i rapporti disproduttivi sono quelli che noi abbiamo con lo Stato. E lo Stato si impone a noi in maniera unilaterale, non possiamo sottrarci. Chi ha dovuto passare un anno della propria vita a marciare sa cosa vuol dire un rapporto disproduttivo, cioè ha perso un anno della sua vita a fare servizio militare, risultato di questo assolutamente nulla, ma non ci si poteva sottrarre. C'è una cartolina che arrivava, so che c'è qualcuno tra l'altro che vorrebbe reintrodurre il servizio militare obbligatorio, insomma. Qui Mises chiaramente ha ben presente la lezione di, scusate, qui Leoni ha ben presente la lezione di Mises sullo scambio. Lo scambio è il grande fattore del progresso, della crescita, lo scambio è una specie di miracolo, due persone si accordano ed escono entrambe migliorate da questa interazione. Il rapporto con lo Stato non è di questa natura, il rapporto con lo Stato è un rapporto subito. Lo Stato non si propone dicendo vuoi questi servizi in tale quantità, a questo prezzo, no. Per ricordare una famosa frase della storia del cinema, lo Stato fa un'offerta che non si può rifiutare, no? In quel caso però, per chi non lo sapesse, si trattava appunto del Padrino ed era un mafioso che si rivolgeva appunto a un picciotto. E lo Stato rappresenta un fattore di grande, per Leoni, di grande allontanamento dalla tradizione giuridica. Per quale motivo? Perché per Leoni il diritto vero è il diritto di tipo evolutivo, fondamentalmente. È il diritto che emerge nella società. Prima vedevo, è rimasto lì, ius uguale societas, no? Famosa formula, dove c'è il diritto c'è la società. Dove c'è la società c'è il diritto, no? Ubi ius ibi societas. E cosa voleva dire per Leoni tutto questo? Ma per Leoni è chiaro che per lui, che ai suoi occhi, insomma, il diritto era, ad esempio, dicevo prima, il diritto romano. E i giureconsulti romani guardavano la società, mi riferisco soprattutto agli ius civile, guardavano i comportamenti delle persone, il modo in cui negoziavano, difendevano la proprietà,
uomo e donna si univano e elaboravano gli istituti del matrimonio, del contratto, del dominio, queste cose. Quindi per Leone il diritto era una scienza, la scienza di qualcosa che era preesistente rispetto al pensiero dei giuristi. Il giurista era uno scienziato della realtà, guardando la realtà da un particolare punto di vista, quello appunto del diritto. Io posso guardare la realtà per studiarne gli aspetti chimici, fisici, geografici, ci sono tante discipline, c'è un modo giuridico di guardare la realtà. E questo, secondo Leoni, era il diritto romano, la grande lezione del diritto romano. E Leoni si sofferma anche su quell'altra grande tradizione, quella del diritto inglese, no? Della common law, dove in questo caso non sono i giureconsulti, cioè diciamo così, i professori che fanno diritto, ma sono invece i tribunali, non solo i giudici, ma tutti coloro che partecipano alla vita dei tribunali. Allora, qui c'è chiaramente il vincolo nei riguardi dei precedenti, ma c'è una tradizione che si costituisce nel tempo e che fa il diritto. Non c'è bisogno di avere, come dire, una legge scritta o un codice, perché certe cose si possono o si possono fare. Ma nel momento in cui, dice Leoni, lo Stato si appropria del diritto attraverso la codificazione, attraverso la legislazione, è chiaro che la fabbrica del diritto consegna l'intera società nelle mani del ceto politico. Un gruppo di persone può fare e disfare la società. E in qualche caso abbiamo avuto degli esempi incredibili. Io vi ho detto, lo Stato nasce in Europa, certamente, un'invenzione europea, ma poi vi ho anche detto, è stato ampiamente esportato. Pensate cosa fece, tanto per andare un po' lontano da noi, cosa fece Kemal Atatürk con la costituzione dello Stato turco. Da un giorno all'altro impose l'adozione di un cognome. Tutti i due, un cognome non c'era mai stato in quel mondo. Da un giorno all'altro impose l'adozione dei caratteri latini, trasformando anche la gran parte della popolazione in analfabeta, perché molti non conoscevano i caratteri latini, no? E tutto questo perché? Perché la società finisce per essere appunto nelle mani di legislatori. Non era stato così, non era così al tempo dei Romani, non era così nel mondo del diritto evolutivo, del diritto giudiziario. E veniamo a questo ultimo tema da cui trae origine anche il titolo della mia lezione oggi, cioè lo Stato tra concorrenza e monopoli, no? Dicevo che il titolo della mia lezione di oggi è Miti e realtà dello statalismo, ma che fa un po' il verso a miti e realtà del monopolio. E vi ho già detto in apertura qual è il contenuto di quel saggio di Leoni. Ebbene, in quel saggio Leoni, dicevo, pone il monopolio legale e il monopolio economico. E cosa fa? E chiaramente da liberale condanna il monopolio legale. Cioè condanna l'idea che, ad esempio, in un paese solo un soggetto possa produrre energia elettrica. Sono abbastanza vecchio da ricordarmi come nelle montagne c'erano delle persone che avrebbero voluto mettere delle turbine, perché c'è la cascatella vicino alla casa, e generare un po' di energia elettrica. Non potevano farlo perché c'era il monopolio dell'Enel. Era un crimine, si capisce, insomma, era una cosa inaccettabile fare tutto questo. Bene, chiaramente condanna questo e dice i liberali ci sono sempre, ricorda anche degli episodi molto interessanti in merito, no? Quando ad esempio la regina Elisabetta istituì il monopolio sulla produzione delle carte da gioco e un grande giurista dell'epoca, Edward Coke, disse no, tu non puoi farlo, perché? Perché questo è contro la nostra tradizione giuridica. La nostra tradizione giuridica, cioè la tradizione giuridica dei tribunali inglesi, chiunque ha il diritto di guadagnarsi onestamente da vivere. E siccome produrre le carte da gioco non è un atto aggressivo, non è un atto offensivo in nessun modo degli altri, tu non puoi. E quello che è interessante è che Koch ebbe la meglio sulla regina. La regina non disponeva allora del controllo del diritto. Bene, questo, dice Leoni, è l'opposizione liberale ai monopoli. Ma perché sono monopoli legali? Perché si basano sulla violenza. Laddove invece, dice, quando in una società le libere scelte e l'incrocio delle azioni di produttori e consumatori fanno emergere un monopolio, cioè tutti noi smettiamo di rivolgerci al fornitore A e decidiamo di rivolgerci al fornitore B, in tutto questo, dice lui, non c'è nulla di negativo né di pericoloso, eccetera. Ed è la cosa paradossale per Leoni, è che mentre la nostra legislazione, tutte le norme antitrust,
sono volte a cercare questi pericolosi monopoli privati che emergono e così via, in realtà non diciamo nulla o molto poco nei confronti del monopolio per eccellenza che è appunto lo Stato. Lo Stato è il monopolio per eccellenza, è l'entità, come dire, che ha monopolizzato le funzioni fondamentali, la protezione, la difesa e poi la legge, eccetera, eccetera, laddove invece i monopoli economici sono spesso appunto il risultato dell'inventiva. Non dimenticate che la maggior parte dei monopoli economici che noi incontriamo, e non sono moltissimi, sono il risultato dell'innovazione. Se io sono innovatore, per definizione sono monopolista. Ogni innovazione introduce un servizio, un bene che prima non c'era e ovviamente quantomeno nel momento in cui introdotto, poi altri copieranno, per cui in un sistema libero in realtà ogni monopolio è molto precario, è di breve durata, ma è parte appunto della vita, eccetera. E qual è allora, e qui concludo davvero, la distinzione forte che c'è in questo saggio? Ed è chiaramente da parte di Leoni collegata al tema dello Stato. La distinzione forte è quella tra l'universo della violenza, che è appunto l'universo della costrizione, della non adesione volontaria, della non spontaneità, che è la dimensione dello Stato, che è lo statalismo, e l'universo invece della libertà e del diritto, che è l'universo della proprietà ed è l'universo dei contratti, delle libere scelte, degli accordi. Leoni era davvero un liberale solitario perché era davvero un liberale coerente. Era un liberale radicale perché era un liberale serio, conseguente. Prima, giustamente, l'avvocato Scoppa ricordava che Leoni era stato molto più conosciuto all'estero che in Italia, oggi c'è stata una riscoperta in Italia da ventina di anni di Leoni, ma se è stato dimenticato da noi e invece ha avuto una certa eco nel dibattito americano, influenzando Hayek, influenzando anche l'analisi economica del diritto, eccetera, perché in altre culture più aperte, quella della libertà, il suo messaggio è stato accolto più facilmente e da noi invece molto meno. Vi ringrazio per l'attenzione.